Bentrovati a tutti gli amici di Lail Social, benvenuti nel nostro spazio quotidiano dedicato all'informazione, alle interviste, alle storie, ma soprattutto alla passione dei nostri ospiti che ci mettono nel loro lavoro e ci aprono le porte un po' della loro esperienza. Lo facciamo sempre qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale, ma ovviamente venite a condividere la nostra pagina social, Lail Social, su Facebook e ovviamente cercateci con l'hashtag interviste e storie. Oggi, a proposito di approfondimenti, sono molto contenta di trattare un argomento molto comune e sul quale mi piace far chiarezza, insomma saperne un po' di più. Oggi abbiamo come ospite il podologo Alessio Grossi, benvenuto. Salve, grazie dell'invito. Benvenuto dottore, grazie a lei per aver accettato il nostro invito invece. Allora, le chiedo subito un po' la figura, che caratteristiche ha e di che cosa si occupa in particolare il podologo. Allora, il podologo, come dice la parola stessa, si occupa di piedi, certo. Ovviamente. Un pochettino a 360 gradi, in quanto comunque partiamo dalla parte proprio meccanica, quindi dal correttaggio podologico, il taglio delle unghie, ablazione dell'iperkeratosi, unghia incarnita, occhio di pernice, e passiamo anche per una parte più biomeccanica, quindi una visita posturale, un confezionamento di un plantare, poi ci sono vari campi di specializzazione, certo. C'è il podologo sportivo, c'è il podologo specializzato nel piede diabetico, in base poi anche alla scelta, quindi è un campo molto vasto. Perché diciamo che tendiamo a un po' a dimenticarci del fatto che ci sostengono i nostri piedi in qualche modo, e quindi ne dobbiamo avere cura ogni tanto, anche proprio per la postura, immagino. Certo, certo. E quindi anche patologie legate alla postura proprio del piede messo in maniera sbagliata, e lì ci vengono in aiuto i plantari, immagino. Sì. Bene, però l'argomento, diciamo, che oggi vogliamo trattare insieme al dottor Grossi è l'alluce valgo, che è una, ovviamente una patologia diffusa, della quale probabilmente dobbiamo, insomma, conoscerne un pochino meglio i dettagli. Allora, in che cosa consiste e qual è la causa, anche se ci sono delle cause da ricercare? Allora, l'alluce valgo è il tasto dolente di molte donne. Comunque l'incidenza è maggiore nelle donne, femminile, diciamo. Sì, tra i 40 e i 60 anni c'è un 40% di incidenza sul sesso femminile, quindi una percentuale comunque abbastanza importante. È una patologia complessa dell'avampiede. Si sviluppa specialmente nel primo raggio, da problematiche nel primo raggio, dove il dito, inteso come falangi, si sposta lateralmente, quindi verso l'esterno, mentre il metatarso, che è l'osso precedente, si sposta medialmente verso la parte interna. Questa posizione dà poi quello che è l'aspetto comune nell'alluce valgo, quindi la cosiddetta cipolla, patata, che le nostre nonne, insomma, chiamavano così, no? Alla buona, insomma, per capire qual è la problematica, ma più che altro si presenta con dolore, cioè comincia, a parte appunto una forma fisica che notiamo diversa, ma ovviamente comincia a dolere. Certo, inizialmente il fastidio è dato dalla calzatura, c'è un conflitto tra questa deformità, che comunque inevitabilmente si crea, e la calzatura stessa. Quindi in un primo momento noi vedremo la pelle un pochettino tesa, lucida, assottigliata, e quello è un inizio di un'infiammazione che poi può diventare più importante. Diventando più importante possiamo vedere questa pelle gonfia, calda, una tumefazione, fino nei casi gravi anche ad arrivare a delle ulcerazioni sull'articolazione. Chiaro, quindi diciamo che anche in questo caso per la luce valgo è bene in qualche modo intervenire in tempo, in anticipo? Sì. Sì, il sintomo comunque che ne fa da padrone è il dolore, indubbiamente, che può essere articolare, può essere dovuto appunto a questa infiammazione che si crea, la pressione, la ferita stessa, oppure determinate volte quando le ossa si spostano c'è un'alterazione del carico mentre siamo in statica e si creano altre patologie. E in questo caso è bene intervenire prima del dolore, perché comunque sia tramite un'educazione sanitaria, se appunto noi ci sottoponiamo a dei controlli pregressi, quando iniziamo a sentire i primi fastidi, il podologo, il primo compito che ha è quello di educare il paziente. Ecco. Educare il paziente come? Ad un utilizzo di una calzatura più corretta,
quindi un tacco non troppo alto, non troppo basso, 3-4 cm più o meno all'incirca, e una tomaia della calzatura molto morbida, e nei casi più gravi anche una tomaia termoformabile, che è una tomaia specifica. Certo. L'utilizzo di un plantare, come dicevamo all'inizio, perché queste modifiche portano a degli squilibri biomeccanici già dalle fasi iniziali. Con il plantare correggiamo. È importante però fare una precisazione, perché molti pensano che la luce valgo, prevenire significa correggere la luce valgo. Questo in realtà non è sempre vero, perché la luce valgo è una patologia familiare con una forte componente ereditaria. Ecco. Quindi se qualcuno in famiglia lo ha, comunque più che intervenire sulla correzione interveniamo sulle problematiche, sulle complicanze di cui abbiamo parlato finora. Certo, ovviamente, quindi ovviamente ci si rende conto, prima si riesce in qualche modo a diciamo anche una visita di prevenzione, sì. Per farsi una visita per capire se si è verso quella strada purtroppo, oppure invece già quando iniziamo a vedere la deviazione, perché comunque solitamente ci se ne accorge dopo. Un clinico come il suo giustamente lo riconosce immediatamente. Sì, ma anche la donna ha un occhio clinico su queste cose, se ne accorgono molto molto presto le donne. Immagino che, diciamo, da questo punto di vista siamo abbastanza pignole. Certo, quindi è possibile una prevenzione comunque. A proposito, quindi ritornando al discorso, la prevenzione è possibile, come riuscite poi, come abbiamo ovviamente il beneficio, ma come lo raggiungiamo ovviamente, quindi si deve per forza intervenire chirurgicamente? No, si possono tentare dei trattamenti conservativi, appunto con la nostra figura professionale, sempre con il plantare, comunque è una parte importante del trattamento anche del dolore oltre che della prevenzione. Poi ci sono delle ortesi in silicone che si confezionano direttamente sul paziente e possono andare a limitare o lo sfregamento con la calzatura distribuendo le pressioni in modo migliore, certo, sull'articolazione. Oppure possono modificare la struttura delle dita, non solo del primo dito ma anche delle altre dita, in quanto quando il primo dito si sposta molto spesso si porta appresso le altre dita, con un dito ad artiglio, dito a martello, questo tipo di patologie. E poi ci sono le terapie antinfiammatorie locali. Quindi comunque anche, diciamo, con dei farmaci ovviamente in qualche senso, con dei farmaci, possono aiutare per il dolore, per l'infiammazione. Sì, dei farmaci locali e delle terapie fisiche come il laser, appunto, anche delle terapie manuali. Perfetto, quindi diciamo che in qualche modo si può arginare, visto che è un problema abbastanza frequente, insomma in qualche modo è possibile grazie a dei professionisti, a degli specialisti come il dottor Alessio Grossi, insomma, che oggi è intervenuto. Volevo dare anche a qualche riferimento: il dottor Alessio Grossi opera sia, insomma, in provincia di Frosinone, sia in due studi qui a Roma, ma volevo dare la pagina Facebook che è Kinetic Sport Center, appunto, che è all'interno di un centro specifico. Sportivo, sì, un centro medico sportivo. Un centro medico sportivo, e poi appunto dare anche il sito web www.kineticssportcenter.com e anche lo studio podologico berardi.com, insomma, dove possiamo, diciamo, metterci nelle sapienti mani del dottor Alessio Grossi. Si riesce a guarire, quindi, insomma, comunque ci si riesce a convivere? Ci si riesce a convivere, poi laddove non è possibile, chiaramente, comunque fungiamo anche da sentinella, siamo in collaborazione con gli ortopedici e non per ultimo, dopo che abbiamo tentato, oppure in determinati casi specifici, si collabora con l'ortopedico e si pensa all'ortopedico per un intervento chirurgico. Perfetto, va bene, diciamo che speriamo che di non arrivare all'ultima spiaggia, qualora ci sono professionisti, insomma, che ci accompagnano in questo cammino. Grazie per il vostro aiuto. Grazie, insomma, a voi. Grazie anche per averci, insomma, aperto, insomma, fatto un po' di chiarezza e approfondito il tema della luce valgo e della figura del podologo. Grazie ancora al dottor Alessio Grossi e grazie anche a tutti i nostri radioascoltatori che sono intervenuti che ci hanno accompagnato durante questa intervista. Rimanete con noi anche per la prossima.